potete riconoscere. Potete riconoscere il nostro ambiente. Qui vengono dati come al solito degli annunci. Questi annunci possono cambiare anche tutti i giorni, anche più volte al giorno, dipende. Poi qui abbiamo il riferimento all'ultima parte dei contenuti che inizia oggi, il 29 giugno, Insegnare con bellezza. Qui avete tre riferimenti che tra l'altro oggi vedremo e commenteremo, che fanno parte di questo tema. Poi via via scorrendo la mappa del viaggio che deve ancora essere aggiornata, poi entro domattina sarà aggiornata anche la mappa del viaggio. Poi avete questa new entry che è il forum di guerra. Non vi dico niente, vediamo che cosa succede nel forum di guerra. È un forum all'interno del quale potete scrivere liberamente, aprire le vostre discussioni e vedo che tre muse hanno già scritto qualche cosa, conferimento onorificenze. Curioso. Lascio a voi il compito di scoprire di che cosa si tratta. Poi, venerdì, abbiamo la serata d'onore, quindi dedicata alla produzione filmica, cinematografica, allo storytelling, alla fotografia, all'ambientazione, al mood con cui si creano le storie, eccetera, con la visione di questo cortometraggio che appunto sta vincendo vari premi internazionali in esclusiva per noi e un personaggio misterioso che sarà con noi quella sera. Il webinar, come vi dicevo, non potrà essere registrato per questioni di copyright e per garantire ai lavori che vedremo di continuare a partecipare ai concorsi internazionali. Poi c'è il Project Work, ovviamente. Per chi magari fosse in ritardo, ha seguito magari gli sviluppi del corso, però non ha molti materiali e molti elementi, può all'interno del Project Work parlare di che cosa pensa. Dei contenuti che abbiamo proposto, può anche raccontare la sua esperienza di insegnamento, anche di insegnamento a distanza, può parlare della sua passione. In ogni caso, io non perderei l'occasione di utilizzare questa applicazione per mettere insieme una serie di cose e quindi poi concludere il viaggio insieme a tutti i compagni. Questo è quello che abbiamo fatto invece la volta precedente. Poi i punti devono essere aggiornati, dovrò inserire delle nuove possibilità di punteggio. Vi ricordo che il Project Work vale 90 punti, una grossa roba, tanta roba, come si dice. Poi, beh, Cineforum vi propone un po' di cose così originali e basta, poi andate sotto, avete i forum che adesso sono tutti visibili. Vedete, quindi potete leggere che cosa hanno scritto i vostri compagni degli altri gruppi. Non potete scrivere nei gruppi dei vostri compagni, ma potete però leggere e indagare. Guardate quanti forum abbiamo aperto, quante occasioni di discussione abbiamo avuto e quante altre ce ne sarebbero se andassimo avanti. I premi hanno raggiunto 32 persone, recentemente è stato premiato qualcuno per aver partecipato a dei lavori su Twitter. E poi qui ci sono i fondamentali che vengono sempre aggiornati. Sono ancora aggiornati al 22 giugno perché quelli del 29 di oggi lo saranno stasera o domattina, insomma domani pomeriggio li troverete aggiornati, tranne il manuale è pronto per essere scaricato, quindi se andate al diario di viaggio, ecco che vedete 29 giugno, voi vedete sempre la data, quindi scaricabili. Le slide non ci sono perché oggi faremo delle cose pratiche che poi riguardano il manuale stesso. Allora, questo per quanto riguarda il corso. Invece l'introduzione, questo cos'è? Non mi interessa. Invece l'introduzione al nostro tema che è precisamente insegnare con bellezza, quindi andiamo al capitolo
del manuale. Eccolo qua, insegnare con bellezza, creatività e apprendimento. Parleremo dopo della tassonomia di Bloom, che cosa è successo nel 2001 a questa tassonomia, perché, vedete, scorrendo, potete vedere che oggi ci occuperemo di una bella paccata di cose. Ci chiederemo perché Mario è felice. Vi ricordate il famoso Mario della settimana di learning? Poi parleremo di podcasting e quindi di modalità anche di lezione, di mantenere contatti a distanza ma anche in presenza con i vostri studenti. Vedremo esempi didattici. Poi parleremo di... è lungo questo capitolo, sono una trentina di pagine circa. Poi parleremo della gamification, cioè dei giochi, eccolo qua. La scuola è un game, però senza gameplay. E poi vedremo un po' di esercizi, eccetera, di gioco, riferimenti. Vi propongo degli esercizi, ci sono numerosi esercizi, ma nessuno di questi esercizi è da fare prima della fine del corso. Non dovete farli, sono esercizi che vi vengono proposti perché se ritornerete su questi temi sarà interessante appunto provarli, ma diciamo in questa settimana ci concentriamo invece sui lavori precedenti, quindi non c'è nessun esercizio da fare. Sono dei suggerimenti per il vostro futuro. La valutazione del podcasting e poi insegnare con bellezza, che è l'ultimo paragrafo di questo capitolo, il fondo, ma io voglio partire proprio da qua. Concludere in bellezza non significa ovviamente andare dal parrucchiere, spa, fare massaggi o chissà cos'altro, significa affrontare questo tema della bellezza, perché il tema della creatività e della bellezza sono strettamente legati. Come avete visto, noi fino ad oggi abbiamo cercato di costruire un corso e di parlare di e-learning, insegnamento a distanza, che poi è valido anche, tutte le cose che abbiamo fatto sono valide anche per l'insegnamento in presenza. Abbiamo sempre cercato di affrontare questo tema in modo non istituzionale, con una grossa dose di creatività, e la creatività non è disgiunta dall'ottenere qualche cosa che ha a che fare con la bellezza. Allora, vedete che il concetto di bellezza non è qualche cosa che fa parte del bagaglio dell'insegnante. È curioso perché fa parte del bagaglio di ciascuno di noi come persona, ma non come, ciao Aurora, come insegnante. Ciao amore. Perché? Perché noi siamo concentrati sul fatto che quello che conta è ottenere un risultato. E il risultato è indipendente dalla qualità estetica del risultato stesso. Facciamo questo anche per non creare discriminazioni, ed è giusto, chiaramente, ma è sbagliato però come procedimento, perché per non creare discriminazioni noi non aiutiamo nessuno a crescere invece sul piano della bellezza. E perché noi dobbiamo crescere su questo piano? Perché, come vi ho spiegato qualche tempo fa, da qualche parte anche scritto nel manuale, oggi, a parità di contenuti, quello che conta è la forma, è il modo con cui si presentano questi contenuti. Ma questo noi lo sappiamo anche nella vita di tutti i giorni. Quando abbiamo di fronte due prodotti che presentano le stesse caratteristiche, tendiamo ad acquistare quello più bello, quello che ai nostri occhi si presenta come più gradevole, che ha più stile.
Quindi perché dobbiamo ignorare questo aspetto che è oltretutto un aspetto che ha riempito la storia dell'umanità fin dai suoi albori e che si confonde con l'arte? Il che non vuol dire che noi dobbiamo diventare degli artisti, ma vuol dire che non dobbiamo mai dimenticare che un prodotto e il suo equilibrio sono due cose che stanno insieme. Quando io ho imparato a programmare, quindi a scrivere applicazioni, usare linguaggi matematici di programmazione, non coding, proprio linguaggi di programmazione vero e proprio, quindi non con Scratch, eccetera, una delle cose che mi ha appassionato di più era poter discutere con altri programmatori non sul risultato di un prodotto, ma sul modo con cui si è ottenuto quel risultato. Sapete come si chiama il modo con cui dei programmatori scrivono linee di codice e ottengono un risultato? Si chiama eleganza. Pensate un po'. Voi scrivete una riga di codice, no? Con delle formule, una dopo l'altra, che sono dei numeri, sono delle funzioni, sono delle parentesi graph con dentro dei simboli, eccetera, eppure si parla di eleganza del codice. Ora, non è un'eleganza estetica, perché voi prendete due listati di programmi, li confrontate e non c'è che uno è più bello dell'altro a vederlo. Allora, in cosa consiste l'eleganza della programmazione? Consiste nella via migliore, più elegante, con meno passaggi possibili per raggiungere un certo risultato. E quindi se per esempio io, anziché una serie di operazioni, riesco a scrivere una funzione e questa funzione sta a una riga e quindi con una sola istruzione io ottengo una serie di procedure, io ho scritto un codice elegante. Allora, voi pensate che i matematici, gli informatici che sono dietro ai codici di programmazione discutono dell'eleganza del loro codice. E in contraltare, voi pensate che gli hacker, quelli che vanno a vedere dove sono le falle di questi sistemi, lo fanno per ottenere degli obiettivi di miglioramento del codice stesso, cioè di renderlo, perché un buco, un errore di programmazione non è elegante, bisogna chiuderlo, e il modo con cui lo si chiude ha a che fare con l'eleganza della programmazione stessa. Quindi vedete, vi ho parlato di bellezza non dal punto di vista grafico, fotografico, cioè della vista, ma del concetto, della intellettualità, della bellezza stessa, in un campo che è, diciamo, sconosciuto ai più. E allora, quando mostravo le mie applicazioni nelle fiere, io facevo anche un'altra cosa, non andavo lì solo col computer e mostravo l'applicazione che cosa fa, ma stampavo il codice e mostravo il codice. E quindi alle persone che venivano, che erano interessate, io spiegavo come avevo ottenuto determinati risultati. Perché? Perché ero molto orgoglioso di essere passato da, non lo so, 1500 righe di codice a 150, a 200, utilizzando delle procedure che hanno a che fare con variabili, equazioni, eccetera, eccetera, funzioni e così via. Allora, la bellezza, vedete, la bellezza è dentro il risultato, eppure a volte non si vede. Abbiamo due prodotti uguali, vi ricordate Aracne e Atena, ma l'una aveva una bellezza interna che certo non poteva essere notata all'occhio umano, ma esisteva, perché era lo spirito con cui veniva creata. L'una veniva creata con lo spirito di invidia, di concorrenza, l'altra invece con qualche cosa di divino, il proprio talento, la propria passione. E allora dobbiamo chiederci per quale motivo ignorare questo aspetto. Certo, va preso con le pinze, chiaramente, perché è ovvio che se vi trovate di fronte a un buon lavoro di un vostro allievo,
magari un bambino di 4-5 anni o di 8-9, così che hanno realizzato quello che nei loro mezzi potevano realizzare, il procedimento è giusto, il risultato è buono. Certo che non potete punire questi ragazzini perché la loro espressione non è anche bella, se vogliamo, sotto un certo aspetto. Però non potete neanche ignorare questo aspetto. Li dovete incoraggiare. Bisogna che le persone vadano avanti su questa strada. E la bellezza dà soddisfazione, il godimento estetico di un oggetto, la sua riuscita, il suo stile, offre un godimento sia a chi lo crea e sia a chi ne usufruisce. Allora, ecco al primo step di oggi, e cioè, come facciamo ad apprezzare il bello, a insegnare il bello? Beh, è semplice. Io vi do un consiglio molto facile da realizzare. Frequentate i creativi. Fatevi amicizie nell'ambito dei creativi. Voi dite, vabbè, ci sta prendendo per i fondelli. Dove lo andiamo a trovare un creativo? Andate in spiaggia, gridate creativi, c'è qualche creativo, vorrei conoscere un creativo. Poi magari la gente capisce, anziché creativo, capisce magari cretino e quindi suscitate delle reazioni. No, non è questo il modo di fare, ovviamente. Adesso vi insegno come fare per, tra virgolette, vivere nell'ambiente dei creativi. Udite, udite, ecco la soluzione. Siete pronti? Mettiamo da parte questo ed eccoci qua. Scusate, ma di solito vado a chiudere la finestra, ma qui io sto morendo dal caldo, lo vado ad aprire un attimo. Poi speriamo che non passi il solito camion per la raccolta di rifiuti, se no non ci capiamo più niente. Allora, dove ci troviamo? Ci troviamo in Biance. Eccolo qua, Biance. In una pagina che dice il meglio di Biance. Curioso, che cos'è Biance? Beh, guardate, digitate biance.net o semplicemente cercate Biance attraverso una ricerca nel web e sarete portati a questa pagina. Che cos'è Behance? Behance è il social network che Adobe ha creato e mette a disposizione per i creativi di tutto il mondo. Che cos'è un social network? Beh, un social network è un oggetto del tipo di Facebook, dove le persone si incontrano, o di LinkedIn, o di Instagram, o quello che volete voi. In questo caso, però, questo social network si distingue completamente da tutti gli altri per una serie di ragioni. Il primo motivo è che, scusate il termine, ma qui non si inseriscono cavolate, non ci sono stupidaggini, non c'è niente che riguardi la vita personale delle persone. Non ci sono piatti fotografati al ristorante. Non ci sono due persone che si abbracciano al tramonto. Non ci sono resoconti e sparate su quello che avviene nel mondo. Perché? Perché questo è un social network nel quale i creativi di tutto il mondo pubblicano i loro lavori. Discutono tra loro, si vanno a vedere quello che i loro colleghi hanno creato, trovano delle forme di ispirazione, si ispirano a vicenda, ed è anche il luogo in cui, per esempio, prendiamo illustrazione, ed è anche il luogo attraverso il quale delle case editrici, dei committenti, delle agenzie di pubblicità e marketing, delle imprese, dei registi,
qualsiasi tipo di aziende o persone possono entrare per dire: guarda un po', mi piace molto questo illustratore. È bello questo personaggio. Qui c'è un film. Vediamo. Dunque è in grado di creare delle animazioni. Molto bello, mi piace proprio anche il personaggio. Questi sono i bozzetti. Questi sono alcuni risultati. È molto espressivo, vedo come questo semplice movimento della bocca faccia cambiare completamente espressione, quindi capisco che è una persona che è molto attenta a queste cose. Si chiama Carlos Ortega Elizalde. È la prima volta che lo vedo anch'io. Bene, vedete che ci sono dei commenti che sono degli apprezzamenti, ma non ci sono testi alla Facebook, eccetera, e io dirò segui, lo voglio seguire. Oh, per seguirlo mi dice crea un account. Perfetto, create il vostro account, è gratuito, ma vi assicuro che è un'esperienza 1000 volte superiore a quella di qualsiasi altro network, quindi vale proprio la pena. Vi iscrivete. Dunque, io ovviamente sono già iscritto, vediamo cosa posso fare, accedi. Eccolo qua, sono entrato e quindi posso vedere Carlos Ortega Elizalde che cosa fa. È un artista 3D. Bravo! Tra l'altro venerdì parleremo anche del 3D. Ha 500.000 di visualizzazioni del progetto, 43.000 apprezzamenti, è grosso, è uno che evidentemente piace. Piace parecchio perché una delle cose che vi devo dire è che non è semplice avere apprezzamenti e mi piace all'interno di un ambiente dove si esprimono professionisti di tutti i paesi di tutto il mondo. Ed ecco, guardate. Wow, molto interessante. Diciamo che questo potrebbe essere un mostro di quelli che si stanno avvicinando ad Elfi e cercano di arrivare prima di noi. Va bene, mi interessa. Mi interessa molto. Bello, vediamo come si muove. Wow. È proprio bravo questo. Bravo, bravo, bravo. Va bene, posso lasciare il mio mi piace, ma in realtà cosa faccio? Io vado sotto, 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 sotto e cerco i diritti. Qua dice copyright, nessun uso consentito senza il permesso esplicito del proprietario. Ragioniamo su questa dicitura. Prima di tutto perché non è detto che noi troviamo sempre questa dicitura. Moltissimi di questi lavori, a volte sono dei bozzetti, in certi casi anche dei lavori finiti, e il proprietario di questi lavori, cioè l'autore che l'ha creato, ti lascia la possibilità di utilizzarli. Ma anche lui non te la nega. Leggete con attenzione. Nessun uso consentito senza il permesso esplicito del proprietario. Siamo in una situazione migliore che cercare a caso dei contenuti all'interno della rete, dove nella maggior parte dei casi è vietato l'utilizzo. Qui lui non ti vieta l'utilizzo, ti dice che devi prendere contatto con lui. Perfetto, io posso scrivere. Faccio clic per scrivere, mi appaiono linee guida per i commenti. E già, non siamo mica in un social network dove si possono scrivere cazzate una dietro l'altra. Concentrati sull'argomento. I commenti devono riguardare l'aspetto creativo del progetto in questione.
Non utilizzare i commenti al progetto di un altro creativo per promuovere il tuo lavoro. Quindi, onestà, promuovi il tuo lavoro, ma non attraverso i commenti che lasci nei lavori altrui. E questa è una regola che già di per sé distingue tutti i social. Perché, non so se ci avete fatto caso, ma molti autori, così, o anche, non lo so, formatori, cioè che vogliono promuovere il loro lavoro, entrano nello spazio di qualcun altro, lasciano un commento e poi guarda caso dicono anche guarda sto facendo questo, ho pubblicato quell'altro, ho messo quello, eccetera. Quindi in realtà non c'è una vera voglia di comunicare, c'è una voglia di mostrare se stessi all'interno dello spazio di qualcun altro, ma questi sono i social e a questo servono i social normali. I post non inerenti all'argomento in questione saranno trattati come spam e gli account che violeranno ripetutamente questa linea guida saranno disattivati. Quindi, se voi non vi comportate bene, sarete cancellati da questo, ma senza neanche discutere. Non è che vi avvisano, vi dicono, no, sarete a giudizio dell'amministratore, semplicemente annullati, il vostro ID sarà annullato qua. Siamo fautori della libertà di opinione, ma desideriamo che i tuoi commenti siano costruttivi e rispettosi. Non tolleriamo, sentite che linguaggio usano, non tolleriamo commenti contenenti un linguaggio offensivo, volgare o insultante. Certo, e sapete perché? Perché non è bello. Non è bello. Ci esprimiamo su un terreno di bellezza. E allora io che a volte ho degli studenti più grandi dei vostri, che sono anche maleducati, sono irrispettosi e irriverenti, quando entrano in questo social hanno un atteggiamento di riguardo perché se tu vivi in un ambiente pulito e ordinato non ti viene voglia di insozzarlo a meno che tu non sia proprio un po' fuori di testa, il che è sempre possibile, ma normalmente prendendo un soggetto medio, diciamo, il soggetto normalmente apprezza quell'ambiente. Quindi ecco che educare alla bellezza è possibile innanzitutto nei luoghi dove si trova la bellezza. E non vi sto parlando di musei, andare a vedere mostre, prendere una classe, no, 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 no. Questo anzi è sbagliato da un punto di vista didattico, cioè nel senso che è giusto andare a vedere un'esposizione, ma è sbagliata l'idea che la bellezza sia una sorta di enclave dove vivono i neri, schiavi o rigettati dalla città dove vivono i bianchi e per andarli a vedere deve andare a vedere come se fosse lo zoo. I musei sono lo zoo dell'arte, è vero che, e così anche le esposizioni, è vero che è un modo per mostrarli al pubblico, ma è anche vero che è un modo per rinchiuderli e allontanarli dal pubblico. Quindi bisogna fare sempre molta attenzione quando si pensa di educare alla bellezza facendo nell'arco di 4-5 anni due o tre uscite per vedere qualche esposizione. Non è così. Anzi, bisogna fare attenzione al fatto, al rischio, di non veicolare il sentimento opposto, e cioè che l'arte sia qualcosa di separata dalla vita reale. Invece il nostro principio, il principio sul quale abbiamo fondato tutto il corso, è che Atena è dentro ognuno di voi, questa è la questione. Aracne non doveva litigare con Atena, doveva litigare con se stessa, con la sua Atena, per superare non Atena, ma per superare se stessa. Quindi impariamo a vivere dentro un ambiente di questo genere, a frequentarlo, a osservare, a prendere ispirazione con i nostri ragazzi. Dunque, fate aprire ai vostri ragazzi, dopo averlo esaminato, dopo averlo mostrato, illustrato, per bene, potete far aprire, oppure li potete anche farlo voi, aprire una cosa di classe, con un ID di classe che poi tutti possono guardare quando desiderano. Questo dipende poi dal fatto che non mi ricordo se ci vuole un'autorizzazione dei genitori per chi è minorenne, questo francamente non me lo ricordo, bisogna andare a vedere, no. Però fate in modo di avere
uno spazio a disposizione della vostra classe e ogni tanto vederlo, esaminarlo, eccetera. Allora, vediamo un po', scopri, diciamo che questo Kim Salt ci piace. Ci piace perché potremmo far notare a bambini di 4 o 5 anni, ma io lo faccio notare anche a ragazzi 17-18, posso far notare che, per esempio, i corpi sono sproporzionati. Sono molto, guarda che ginocchio che ha questo. Poniamoci delle domande. Ma il fatto che il corpo sia indietro e che questa persona stia correndo significa che c'è una prospettiva per la quale giustamente il ginocchio apparirà un po' più grande? Discutiamo, perché qui sembra proprio che questo ginocchio sia molto grande. Discutiamo, ma poniamo questa domanda. È sgraziato questo corpo? Osserviamo altri disegni, proviamo a disegnare noi un corpo con degli elementi più grandi, più piccoli. Ci fa ridere? Come lo percepiamo? È qualcosa di naturale? Provate un senso di innaturalezza in questa immagine? No. Eppure non è la rappresentazione reale dello spazio occupato dal corpo all'interno di un certo ambiente. Non è questo. Quindi ragioniamo e riflettiamo sulle linee. Prendiamo questo lavoro. Come possiamo prendere questo lavoro? Beh, come al solito, andiamo in fondo, in fondo, in fondo, in fondo. Eccolo qua, e vediamo. Anche questo dice: nessun uso consentito senza il permesso esplicito del proprietario. Perfetto. Seguiamo Kim Salt e scriviamo. Anzi, facciamo così. Così vediamo un po' tutti i suoi lavori e mandiamo un messaggio privato a Kim Salt e gli diremo in quale lingua glielo possiamo dire. Vediamo, è di New York, perfetto, quindi possiamo scrivere in lingua inglese e scriveremo: caro Kim, siamo una classe di scuola elementare di Torino, siamo rimasti entusiasti dei tuoi disegni, possiamo prendere in particolare questo, 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 questo per ricalcarli in classe e fare delle attività che elencate. Vedrete che Kim è una persona molto gentile, sono sicuro, perché sono tutti così. E vi diranno: ma certo, potete prendere tutto quello che volete. Se poi questa persona non è troppo impegnata, vedrete che vi risponderà e vi dirà che vorrà vedere quello che avete fatto in classe. E allora sarà interessante guardare il fuso orario di New York, metterlo a confronto con quello di Sassari e cercare di trovare un quarto d'ora che vada bene per tutti attraverso un collegamento in videoconferenza dove Kim potrà apprezzare i disegni dei vostri bambini. Ma non solo, potete fare un'altra cosa. Vediamo, 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 vediamo. Voglio cercare delle copertine. Quindi scriverò cover. Perché delle copertine? Perché con i miei ragazzi abbiamo messo insieme dei lavori. Stiamo creando un portfolio, stiamo creando un project work, stiamo creando un libro, un ebook che raccoglie dei lavori, che racconta delle storie. E quindi voglio vedere se c'è qualche cosa di adatto. Adesso io dovrei anche sapere il tema, così. Bella queste copertine, diciamo che c'è. Guardate questo. Questo è molto carino, molto strano. Pipe Dream, vediamo un po'. Bello. Questo è un disegno solo di grafica, a parte le mani. Quindi questa è grafica pura, interessante. Quindi seguiamolo e poi vediamo che cosa fa Scott.
Ecco, che bello Scott, guarda, guarda questo, ma che bei disegni che fa Scott, bellissimo questo. Questo potrebbe essere proprio Mario, e Mario è il personaggio di un videogame. Potremmo trovare veramente qualche cosa qua di interessante. Guarda, guarda, guarda. Mi piaceva, per esempio, anche questo, per esempio, una bambina sommersa dei compiti, per esempio, forte. Va bene, allora userò lo stesso criterio, quindi scrivo a, come si chiama, a Scott. Scott è del Regno Unito, abita Dundee, nel Regno Unito, quindi. Scriveremo con un messaggio, scriveremo a Scott. Ma se voglio vedere, per esempio, qualche cosa di orientale, vediamo Indian, che cosa succede. Ecco che posso trovare degli spunti con una grafica che è molto diversa. Ci sono centinaia di migliaia di creativi di tutto il mondo, eccolo qua, quindi abbiamo una copertina molto diversa perché seguo un gusto e uno stile orientali. Vedete, tipico. Se qualcuno di voi è dei foulard, di indiani orientali, vedete che hanno questi motivi. Bello, anche una bella copertina così. Vediamo che cosa ci dice questa persona. Guardate, questa persona ci dice che possiamo utilizzare liberamente il suo prodotto. Dobbiamo attribuzione. Cosa vuol dire attribuzione? Vuol dire che dobbiamo dire chi è l'autrice. Quindi, se noi usiamo questa grafica come copertina per un nostro lavoro, per un lavoro dei nostri bambini, noi dovremmo dire che gli autori non siamo noi. Ma è questa ragazza che adesso non ricordo come si chiama, vediamo subito. Poi non posso venderlo, dice non commerciale. Non posso venderlo, va bene, ma noi non vendiamo le nostre opere, sono opere didattiche, il nostro scopo è farle conoscere, fare contenti i nostri studenti, essere contenti noi stessi, quindi va benissimo. Poi dice non opere derivate. Che cosa sono le opere derivate? Beh, le opere derivate sono quelle opere per cui, per esempio, io prendo questo disegno e qui al posto di due spade ci metto, non lo so, della frutta, poniamo, ci metto della frutta anziché due spade. Allora, questa è un'opera derivata, sarebbe il remixaggio, quello che io invece vi ho insegnato a fare con i modelli delle applicazioni Adobe. Ma guardate che se voi avete un proiettore oppure in classe oppure siete a distanza, passate le ore a guardare questi disegni e a trovare ispirazione. E avete ispirazione, guardate che bello questo, e avete ispirazione da tutto il mondo, da tutte le culture. E quindi vi immaginate i lavori che potete fare in questo senso per non solo educare i vostri allievi alla bellezza, ma anche per educare voi stessi, noi stessi, perché è fonte di arricchimento, ma anche per farli riflettere sulla cosiddetta interculturalità, l'integrazione, i diversi linguaggi e così via. Bene, 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 bene. Poi apprezzo, ci siamo dimenticati di apprezzare. Poi salva, lo possiamo aggiungere alla nostra mood board. Mood, cioè l'ambiente. Qua lo mettiamo, questo lo mettiamo in didattica, perché abbiamo creato diverse mood. Gli altri mi sono dimenticato, peccato, me li devo andare a rintracciare. Questa è una cosa che va fatta subito. Allora, siccome siete insegnanti, ecco qua, vedete, vi può capitare, ovviamente, di avere a che fare con immagini di questo genere. Nessun problema, perché
voi vi recate nel vostro, nelle vostre impostazioni, chiede se sono sempre io, benissimo, e quindi diciamo blocca contenuti per adulti nella galleria Vian. Se poi, se voglio fare aggiungere delle ulteriori restrizioni, disattivo i consigli basati sulle mie visualizzazioni di progetti e apprendimenti, quindi io potrei dare dei consigli negativi e quindi automaticamente disabilitare tutte le produzioni analoghe. Ma voglio dire, non vi troverete comunque di fronte a niente di volgare assolutamente, al massimo qualche nudità, niente di straordinario. Però questo diciamo perché? Perché siamo appunto in un campo artistico, quindi vedete che cioè, trovate appunto tutti i materiali di grandissimo interesse. Ecco qui dove sono finito. Ah, sono finito nel mio profilo, non mi interessa, voglio scoprire. E niente, basta, cosa voglio scoprire? Andiamo avanti. Andiamo avanti così, ve l'ho spiegato, potete trovare proprio dei lavori in corso, project, come questo, ma per concludere, qui in alto a destra con questa opzione, crea un progetto, ecco che potete allora pubblicare i vostri lavori. Quindi testo, scrivete, abbiamo esercizio di ispirazione da, come si chiamava, uno di quei Bart, non lo so, uno di quei personaggi, uno di quegli autori, esercizio di ispirazione da Bart. Scrivete il vostro titolo e poi aggiungete le immagini che i vostri studenti o voi hanno creato e quindi a questo punto avete un vostro progetto, esattamente come quelli che avete visto prima, che vi ho mostrato prima, solo che eccolo qua, vedete, questo l'abbiamo scelto, animali, vediamo, curioso questo. Poi ci sono tanti illustratori per bambini qua, ci sono illustratori che lavorano con le case editrici, che simpatico, bello questo, con i pesciolini che dialogano, vediamo cosa mi dice. Andiamo all'autore, qua sotto, cosa dice? Dice, diritti riservati, ma li possiamo scrivere, non c'è alcun problema. Poi, guardate che può darsi che i diritti riservati siano solo di questo, perché se esplorate invece, vediamo, se esplorate anche altre cose di questa Claire Stamper, vediamo Claire Stamper, è una freelance che usa Illustrator, e sta in una città che si chiama Derby nel Regno Unito e può darsi che ci siano delle cose che invece siano, vediamo questa magari, quindi i diritti riguardano sempre e solo l'oggetto che voi state vedendo, cioè la raccolta, il progetto che è questo, vediamo qua cosa ci dice, infatti qua ci dice che questi disegni voi li potete utilizzare. Nel solito sistema, citare l'autore, non vendere l'opera che utilizza questi disegni e non modificarli, cioè usarli come tali. Bello, perché potete prendere queste figurine, ritagliarle, usarle anche per creare una storia. Adesso vi faccio vedere una cosa veramente particolarmente interessante che... Dunque, dov'è che l'ho messa? Dunque, dove l'ho messa? Ah, sì, ecco lì, dov'è? Ops. Qua. Ecco qua. Questo tizio... Jim Kinney,
Ho conosciuto questo Jim Keane, l'ho conosciuto davvero, tra l'altro, in un incontro internazionale. E questo Jim Keane ha fatto un lavoro che io poi ho riprodotto in classe con i miei studenti. Vediamo se è questo. Non è questo. Ah, eccolo qua, forse è questo. Ah, sì, perfetto. Allora, è un lavoro di storytelling che vi consiglio. Seguite James Kinney, lo seguite anche voi, leggete la spiegazione, ve la riassumo brevemente. Intanto notate che questo è uno sketch note, quindi prendere nota e copiare. Copiare come è distribuito sulla pagina, i testi, come sono, queste linee. E così via. Copiare, 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 copiare per imparare. Dunque, che cosa fa? Cosa ha tirato fuori James Kinney? Ha tirato fuori questa cosa. Lui ha preparato delle scatole, proprio delle scatole, sapete, scatole di cartone. All'interno di queste scatole ha inserito degli oggetti. In questo caso, non so, una cravatta, un cappello, una specie di diario, qualche altro oggetto, biglietti di viaggio, biglietto del cinema, cose di questo genere, Conto della spesa che indica un certo supermarket e così via. Poi ha consegnato questa scatola a gruppi di 3-4 persone con questa indicazione. Dovevano creare la storia, cioè lo storytelling di tipo investigativo, cioè assegnando un tema, il tema può essere, non so, la commedia, potrebbe essere il noir, potrebbe essere l'investigazione classica, l'avventura. Assegnate un tema, assegnate la scatola e questo gruppo deve creare la storia, ma non solo scrivendola, perché deve creare il piano, quindi della storia, chiaramente con tutte le applicazioni, anche le applicazioni per le mappe, eccetera, ma poi deve disegnare i personaggi. Quindi per disegnare i personaggi si possono consultare delle riviste, trovare delle fotografie, entrare in Beyoncé e cercare dei personaggi, vedere se ci sono dei personaggi che possono assomigliare, avere le caratteristiche, per esempio, di quelli che noi vorremmo che caratterizzassero la storia. Poi bisogna preparare uno storyboard, quindi con la storia, e poi bisogna preparare la locandina della storia stessa. E poi, se possibile, anche l'animazione del personaggio. Questo ovviamente è più complicato per dei bambini, anche se esistono delle applicazioni interessanti, basta cercarle alla portata anche dei più piccoli per creare una cosa del genere. Poi l'ambientazione all'interno di una stanza. Vedete, qui ci sono gli schizzi, tutto deve essere pubblicato. Queste sono applicazioni che servono appunto per creare i characters, cioè i caratteri dei personaggi, in questo caso in 3D, e via via fino a che la storia, vedete, è ambientato all'interno di, il personaggio si muove, fino a che la storia prende forma, può prendere forma attraverso la creazione di un filmato, oppure semplicemente mettendo insieme, con la tecnica che vi abbiamo insegnato del project work, del portafoglio, mettendo insieme tutto il, vediamo se lo sapete, perché ne abbiamo parlato fino alla nausea, fin dall'inizio, tutto il processo, tutto il processo di creazione che implica delle discussioni, che implica delle ricerche, dei confronti, implica risolvere dei problemi, scartare delle soluzioni, sceglierne altre, arrivare a un certo punto e rendersi conto che non va bene quello che è stato fatto, quindi rifarlo. Questi sono classici lavori che non sono dei lavori prendi e fai, ma sono dei lavori prendi e porta avanti. Un lavoro così lo potete iniziare a ottobre e finire a febbraio, con calma, ogni tanto tornarci su, scoprire delle applicazioni, scoprire delle modalità di lavoro, rendicontare, rendere conto e quindi fare in modo che i bambini possano spiegare, raccontare quello che stanno facendo. Io l'ho trovato molto interessante e infatti ho scritto immediatamente, poi appunto vi dicevo ci siamo conosciuti, ho scritto a James e ho
immediatamente riproposto il suo lavoro. Allora, lui insegna in una scuola, a livello universitario, insegna materie tipo cinematografia, narrazione, eccetera. Quindi si vede che anche i suoi ragazzi fanno questo. Ma non importa, perché in questo ambiente voi trovate ispirazioni per tutto. E poi vi dico una cosa: se lavorate con bambini di 4 anni o di 3 anni, non è detto che dobbiate cercare oggetti che riguardano la loro età per essere ispirati. E così, allo stesso modo, se si lavora con adulti di 50 anni, non è detto che bisogna trovare per forza qualche cosa che ha a che fare, che sia adatta a quell'età, diciamo così. Perché l'ispirazione non ha confini. Voi non sapete che cosa succede dentro di voi quando osservate qualche cosa che apparentemente non ha nulla a che fare con quello che state facendo. Anzi, proprio questa è l'ispirazione, proprio cercare terreni nuovi, andare là dove non siete mai andati, fare cose che non avete mai fatto. E infatti, se non ricordo male, per come avete capito, la mia memoria è molto labile. Ah, ecco. Se non ricordo male, poi concludo il capitolo settimo così. Ricorda che la tecnologia passa e scompare, mentre le buone idee rimangono. Ecco perché in questo corso non siamo stati molto attaccati alla tecnologia. E come vi dicevo l'altra scorsa, non abbiamo perso molto tempo a spiegare troppo, perché non volevamo che voi foste attaccati alla tecnologia, perché la tecnologia passa, scompare. Il modo con cui si lavora oggi, il modo con cui lo vedremo venerdì, si fa cinema oggi, non è quello di 10 anni fa, è cambiato completamente, ma è cambiato così tanto che le persone che lavoravano in questo campo e che erano attaccate alla tecnologia non si sanno più orientare, mentre le buone idee rimangono. E come diceva Eco, aggancia la poesia a quello che fai e quello che fai durerà nel tempo. Le tue idee sopravviveranno a una tecnologia che è destinata a morire. Perciò quello che io ti suggerisco è non morire con la tecnologia, ma vivi con la poesia. E poi, che cos'è la bellezza se non poesia? E quindi la bellezza è un modo per allungarsi la vita, in sostanza. Allora, se avete capito questo, ne possiamo parlare un momento e intanto mi date 2 minuti, così mentre chiacchieriamo, così io preparo un'altra cosa. All'interno di questo capitolo voi trovate 10 regole per insegnare con bellezza. Sono regole personali, non ho nessuna pretesa di insegnare niente a nessuno, però le leggete, penso che le troviate interessante. Scrivi e disegna, non usare grafiche e applicazioni informatiche, i tuoi appunti sono meglio delle tue presentazioni. Invita i tuoi allievi a fare lo stesso. Se usi delle applicazioni, usa applicazioni professionali. Non saltare nel web da un'applicazione all'altra. Non seguire le mode e soprattutto non seguire gli youtuber e gli influencer. Il loro scopo è trovare sempre una cosa nuova, perché il loro racconto è destinato al consumo, il tuo invece alla poesia. Come hai visto, io uso molto le applicazioni Adobe e ora sai anche il perché. Perché sono le applicazioni preferite dai creativi. Così, mentre le uso, imparo, perché sono coerenti fra di loro e quindi imparo anch'io a essere coerente, spero, perché fanno parte di un ambiente progettato per essere coerente e bello. E quindi invece non date retta ai colleghi che vi dicono prendi questo, prendi quell'altro, provato questo, guarda c'è questa qua, c'è quell'altra là. No, no. Non è il modo migliore per essere creativi, ma anzi è un modo molto diseducativo questo. Scegliete un ambiente. Non vi piace Adobe? Scegliete Autodesk, ma rivolgetevi sempre, guardate quello che fanno appunto i creativi, i cineasti, gli scrittori, quali sono i loro ambienti preferiti. State con loro, fate quello che fanno loro, usate le stesse applicazioni che usano loro. Queste applicazioni, come avete visto, poi offrono sempre dei contenuti gratuiti, non c'è nessun problema, che sono più che sufficienti per noi. E poi, nel caso in cui siete interessati, potete sempre acquistare e spendere poco. Pensate che io per avere
tutte le applicazioni Adobe a disposizione come insegnante, tutte, quindi anche quelle di montaggio filmico che non uso, addirittura altre per creare effetti 3D, le cose più incredibili. Alla fine mi costa un abbonamento di 24 euro al mese, che magari può essere anche una cifra di un certo tipo, ma che è assolutamente irrilevante rispetto ai contenuti che abbiamo. Però potrei anche non averlo questo abbonamento e quindi usarle gratuitamente. Però il mio consiglio spassionato è proprio quello di stare dentro un ambiente, di non andare a caccia delle novità. Le novità non portano da nessuna parte, perché la vera novità non è la tecnica che tu usi, ma è l'idea che tu hai per fare certe cose. Le idee non nascono da sole, le idee arrivano dai modelli, dal copiare, dal ricalcare, dal rifare, dal provare. E infatti questa è la terza regola. E poi vabbè, ve le leggerete, ce ne sono altri. La settima, per esempio, è togliere invece di aggiungere. Oppure la nona è che la forma è più importante del contenuto, devi ragionare in questo modo. La decima è molto importante, è dimostrare quello che fai tu, quello che fanno i tuoi soggetti in apprendimento, che siano piccoli o grandi, ma mostrarlo, condividerlo, parlarne e discutere. Quindi ecco un esercizio, che è uno di quegli esercizi che non dovete fare adesso, ma così è un invito sotto l'ombrellone quest'estate a pensare a queste cose. Ed è questo, scrivi 5 regole che ti possono aiutare a sostenere la creatività e la bellezza nella tua passione specifica. Immagina che queste regole possano essere utilizzate e di ispirazione anche per altre persone. Dov'è che è? Ah, qua. Procedendo, ci poniamo il problema, la domanda, diciamo, che è questa. Come nascono idee didattiche creative orientate al bello? Ma ecco, a proposito di bello, questo titolo è più bello con un punto interrogativo. Come nascono le idee didattiche, facciamo così, le idee didattiche creative orientate al bello? Allora, certo, sì, ci sono delle regole che puoi seguire. Tutti i creativi, gli autori, così diranno la propria in questo campo, però non è seguendo pedestremente una regola che si può arrivare a produrre qualcosa di bello, ma è proprio lasciandosi andare e pensare. Adesso vi faccio un esempio molto chiaro. Qualche tempo fa un amico, mio amico, ha scritto una storia e questa storia è stata illustrata da un grande illustratore che si chiama Manuel Baglieri, e che è questo qui sotto. Guardate che bei disegni che fa. Disegni pazzeschi. A me si sono rivolti invece, si sono rivolti per chiedermi di montare un film con questa storia. E mi avevano dato diversi disegni, tanti disegni, con la storia, che l'idea era quella che questo film dovesse andare in un libro. E quindi il libro, sapete com'è, si sfoglia il libro. Però, i disegni erano così belli e interessanti e la storia così lineare che io ho pensato: ma perché dobbiamo spezzare tutta la bellezza di questi disegni facendo, per esempio, che ne so, ecco, per esempio, non so, una zoomata sulla palette, poi si passa all'anguilla perché parla l'anguilla, quindi torni non con questa qualità, ovviamente con una qualità decisamente migliore, no, poi bisogna ritornare indietro. Perché non scorrere questa storia attraverso un piano sequenza? Il piano sequenza normalmente è utilizzato nel cinema, però noi non eravamo in campo cinematografico, ma non importa. Allora ho rimesso in piedi i disegni in modo tale da dare una continuità alla storia come se fosse un piano sequenza. E adesso ve la mostro. Sally, sguarda! Giochi d'amore! Qualche bambino li avrà persi e sono arrivati fin qui. Riportiamoli, forza!
Andiamo fino al mare. Ma come, Sallis? Viviamo in un lago. Non possiamo vivere nel mare. E questo, Sallis? Oh no, sarà anche affamato. Qui c'è tutto il suo pranzo. Oh, quel bambino sta perdendo tutto. Ma come arrivano fin qui? Forza, amici, pensiamo a come sarà triste quel bambino. Facciamoci venire un'idea. Bombole d'acqua dolce. Evviva! Forza, amici, andiamo a mare! Bene, amici, prepariamoci ad una nuova avventura. Bombole d'acqua dolce e... Tuffiamoci! Guardate là! Perdono veramente tante cose, ma quanto saranno tristi! Riportiamo tutto a riva, così li riprenderanno. Cerchiamo aiuto. Servono nuovi amici, anche molto grandi. Wow, questa è grande! Sei grande! Sei quella che chiamano balena? È davvero! Gigantesca! Vieni con noi. Facciamo felici dei bambini riportando le loro cose a riva. La balena è gigante, ma non può arrivare fino alla spiaggia. Ci serve anche qualcuno più piccolo. Tu sembri davvero intelligente. Wow, amico, quante mani hai! Tu sei il tipo giusto per noi. Che bella casetta che hai. Brrr, tu fai un po' paura. Voi siete piccolini come me, ma siete tanti. Venite con noi. Forza, amici, insieme, spingiamo. Forza, che ce la facciamo. Pronti, sicuri e via! Forza, amici! Saranno felici di riprendersi tutto! Storia, eh? È la storia di... Non lo sapete? Ah, Cappuccetto Rosso. Ah, ecco. Ah, beh, lo sapete in tanti. Cappuccetto RPSSP. Si vede che Assunta Donata Galliano Bove, appena uscita da un corso sulla sicurezza, non ne può più. Le famose RSVP, come si chiama? È Cappuccetto Rosso. Quindi, altra idea. Se avete a che fare con una storia conosciuta, è possibile rappresentarla senza raccontarla. Il modo con cui i bambini la racconteranno poi sarà diverso, l'immagine sarà sempre la stessa, ma il modo sarà diverso, ovviamente. Non solo, ma vi ricordate quello che dicevamo sull'astrazione, Vygotsky, eccetera? Bene. Allora, abbiamo un'espressione solo simbolica della storia. La domanda è, ci sono tutti gli elementi della storia qui? C'è il boscaiolo, cacciatore come si chiamava, la nonna, c'è il paniere della merenda, le due strade. Quali sono gli elementi caratterizzanti di questa favola? E li abbiamo saputi rappresentare tutti all'interno di questa striscia? Ora, questa striscia è lunga,
Cioè, diciamo, è lunga, ma può essere stampata nelle dimensioni che volete voi, chiaramente. È una striscia che può essere stampata su carta adesiva e quindi può essere incollata in un quaderno per svolgere tutti i lavori didattici che voi volete. E se siete a distanza e operate a distanza, potete fare questo lavoro sia sul quaderno e sia in videoconferenza, vi ritrovate per raccontare, esaminare, analizzare. Questo tipo di strisce le potete proporre voi, e quindi come esempio, ma sicuramente la cosa più interessante è crearle insieme ai vostri bambini. E da questa striscia allora si passa a lavori più complessi. Ecco che qui abbiamo la striscia che riguarda Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, qui sono indicati quattro testi di Baudelaire e tutta una serie di immagini che possono andare bene per uno o più testi. Il compito distribuito dai ragazzi è quello che devono trovare il modo di assegnare le icone, quindi i simboli, il linguaggio simbolico espresso nella parte di destra, ai contenuti che sono invece rappresentati a sinistra. E naturalmente devono spiegare, raccontare il procedimento che hanno utilizzato. Fanno questo lavoro all'interno di un gruppettino di 3 persone, in modo che si possa discutere. Incollano queste strisce sui loro quaderni. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato, me ne rendo conto adesso, di non aver inserito delle fotografie di questi quaderni, ma penso che aggiornerò la dispensa, questo manuale, poi domani lo ripubblico con qualche elemento in più. Questo è ancora un altro tipo di lavoro che funziona sempre a striscia. Qui abbiamo un autore, in questo caso è John Steinbeck, e qui ci sono elementi che parlano. Di che cosa parlano? Di un romanzo che si intitola Uomini e topi. E quindi i ragazzi sono invitati a utilizzare tutti questi elementi nel modo che preferiscono, raggruppandoli come pensano di raggrupparli, per fare un discorso che entri all'interno di questo romanzo e rimette insieme tutta una serie di tematiche che questo romanzo affronta. Oh, qui invece abbiamo due poster, quindi non abbiamo una striscia, abbiamo due poster. Uno è questo e l'altro è quello a destra. Il primo poster si intitola Trasformazioni e il secondo si intitola Arte e Artisti. Nella sostanza si propongono ai ragazzi di ragionare intorno a dei temi trasversali. Qui avete capito, siamo in un campo letterario perché io insegno italiano, letteratura e storia, quindi il tema è le trasformazioni e è fatta una scelta, per esempio Ungaretti, una citazione, D'Annunzio una citazione, di nuovo Ungaretti, Agota Christie, Steinbeck, citazioni di testi e autori che si sono già affrontati in classe, quindi non si va alla ricerca della bella citazione come fanno tutti su internet che cercano una bella frase, poi la mettono lì, ci mettono dentro anche l'autore. In realtà non sanno niente né di quella citazione né di quell'autore. Prima si svolge un lavoro di apprendimento su questi autori e sui testi, e poi si scelgono delle citazioni e si chiede di combinare tutto questo all'interno di un tema che si intitola Trasformazioni. E lo stesso qui, solo che il tema è arte e artisti e variano le citazioni. Questo è un lavoro che io faccio spesso, è uno dei lavori che giudico più importanti e anzi cerco di fare in modo di arrivare a marzo, concludendo lo studio degli autori, testi, eccetera, tantissima roba, così proprio per poterci dedicare a questi giochi, di questo, giochi attività di questo genere. Oh, naturalmente dovete consegnare anche le cose, cioè dare e distribuire le consegne, perché non farlo attraverso un manifesto? Mica vorrete dettare la consegna o non lo so, scrivere qualche, no, una procedura, scrivere una procedura nel solito modo un po' burocratico che sia di
assegnare i cosiddetti compiti, no? Avete a disposizione un sacco di applicazioni grafiche, vi abbiamo spiegato anche come utilizzarle, abbiamo dato degli spunti, delle idee, usatele, ed ecco che questo è una piccola cosa, no? Qui la vedete grande, tra l'altro non è neanche in buona qualità questa, ma in realtà è piccola perché si attacca, si incolla sul quaderno ed è la consegna che è stata effettuata. Ma allora facciamo un passo avanti, ma perché se qualcuno di voi svolge, tiene dei corsi di formazione per i suoi colleghi, per adulti, eccetera, perché continua a produrre quelle bruttissime slide? Buttate via PowerPoint, veramente, io questo lo dico seriamente, mi sono dimenticato di scriverlo nel manuale, no, lo scrivo, ma proprio uno dei principali consigli che vi posso dire è buttare via PowerPoint, basta con queste applicazioni e pensate invece di esprimervi in un altro modo nei vostri corsi. Questa è una striscia dedicata a un corso di insegnanti che mostra le operazioni che si devono eseguire per produrre un ebook, un libro di testo. La striscia poi viene data a loro che la montano sul quaderno e poi scrivono. E se usano invece quaderni digitali come OneNote avranno questa striscia in PDF o in JPEG, quello che è, e scriveranno sul quaderno digitale come esattamente preferiscono. Vediamo come si produce una cosa del genere. Siete interessati? Penso di sì. All'interno di Adobe Spark e utilizziamo l'applicazione Post, quella per creare i poster che ormai conoscete a memoria. Abbiamo scelto un modello qualsiasi, non importa, vedete questo, va bene una cosa qualsiasi, tanto non teniamo niente di tutto questo e cambiamo tutto. E facciamo così. La prima cosa da fare è cambiare la dimensione del poster, perché questo è un poster, noi vogliamo una striscia, quindi ridimensiona la striscia. Ci sono già delle strisce pronte, ma sono piccole. 1640 pixel è poca roba, 2005 non va bene, 1980 non va bene, quindi la creiamo noi. Prendiamo dalla sezione ridimensiona, prendiamo un progetto da personalizzare, quindi vedete personalizzato in metti formato, eccolo qua. E diamogli 5000 pixel di lunghezza, cioè la larghezza. L'altezza può essere anche più piccola, possiamo tenerci anche sui 600 per esempio. Non millimetri, ma pixel. Io ragiono in termini di pixel, se ragionate in termini di millimetri, forse magari per voi viene più comodo, prendete semplicemente una squadretta e guardate quanto volete che questa striscia sia lunga. Per esempio, se la volete appendere in classe, no? Come quel famoso arazzo medievale che è custodito in qualche località francese, adesso non ricordo come si chiamava, ecco, volete fare una cosa del genere, allora l'ho calcolata a mano. Io però, siccome mi produco cose digitali, mi interessa in questo caso, faccio così, larghezza e altezza, se volete mantenere le proporzioni chiudete il lucchetto. Fine. Ecco qua, abbiamo la nostra striscia. Cancelliamo tutto, non ci interessa niente, cancelliamo anche la foto, abbiamo una striscia bianca che poi in realtà è nera. La prima cosa che facciamo, scegliamo i colori sui quali vogliamo lavorare. Ecco, scegliamo i colori su quali vogliamo lavorare, poi qui ci suggerisce dei colori, proviamo a utilizzare questi, per esempio prendendo uno sfondo rosso. E non so che cosa vogliamo raccontare, non so, una favola, la favola di Hansel e Gretel, va bene? La favola di Hansel e Gretel. Quindi dobbiamo aggiungere delle immagini
che noi però faremo grande attenzione al fatto che non siano fotografie ma icone. Avete visto la coerenza del linguaggio iconico? Quindi, non lo so, mi sembra che Hansel e Gretel adesso loro vivessero in un paesino, no? Poi si addentrano nel bosco, quindi dobbiamo dividere la città dalla campagna. Quindi possiamo fare così, vediamo. Città, che cosa succede? E guardate, abbiamo diverse cose, però magari non troppo moderna. Vediamo, vediamo cosa possiamo ricavare. Ah, penso che forse se digitiamo fattoria troviamo qualche cosa. Paese, villaggio. Ah, paese, villaggio anche. Brava, grazie per il suggerimento. Allora, intanto una fattoria magari c'è anche comoda, per cui mettiamola una fattoria. Perfetto. E poi, come dice la collega che non so chi è, più aggiungi icona. Vediamo con villaggio cosa viene fuori. Tra l'altro ho notato che hanno tradotto tutto. Prima bisognava scrivere solo in inglese, questo è un vantaggio. Ah, bello questo. Wow. E poi disponiamo, abbiamo una fattoria, abbiamo un villaggio. Beh, non, siccome sono elementi di sfondo che occupano una parte della scena, facciamo così. Il villaggio e poi questa sarà la fattoria di Hansel e Gretel. Va bene, teniamo tutto lungo una linea. Anzi, facciamo così, dividiamo in due questo layout. Per dividerlo in due facciamo così. Cerchiamo qua a destra il layout. Layout e cerchiamo un layout che sia diviso in due parti, una alta e una bassa. Eccolo qua. Perfetto. Quindi questo è di colore beige, questo è rosso. Invece io li voglio di tutte e due dello stesso colore, quindi rosso e rosso. Quindi all'occhio umano non sembra che siano divisi, ma invece sono divisi. A me interessa perché? Perché io voglio mantenere questi oggetti, li voglio mantenere qua, nello spazio, in questo spazio. Poi li posso aggiustare, adesso chiaramente non voglio perdere troppo tempo perché voglio insegnarvi come si fa e non realizzare proprio il lavoro. Ecco. Beh, poi andiamo avanti così e ci vorrà anche un qualche cosa sul paesaggio, no? Quindi un bosco, giusto? Vediamo se ci sono dei boschi. Oppure lo costruiamo con delle piante. Allora, qui c'è un bosco, è interessante. Questo bosco ce l'abbiamo. Lo possiamo duplicare e abbiamo un boschetto che sistemiamo, per esempio così, abbiamo un boschetto. Poi avremo la casa della strega, non penso che sia una bella casa, no? Quella della strega deve essere magari un po' inquietante. Cosa potremmo fare per cercare una casa inquietante? Io lo cerco in inglese che mi fido di più, vediamo un po'. Ah, horror, se scrivo horror, gli americani sono dei geni sull'horror, magari una casa un po' horror viene. Ah, questo intanto lo prendo. Questo lo prendo, no, perché sostituisci, non voglio, aggiungi, icona, qual era? Ah, ce n'era una fantastica. Ah, l'ho persa. Peccato, vabbè, poi la ritroveremo magari. Dunque, stiamo cercando, torniamo a noi, una casa un po'. Ah, vediamo se prende due parole. Horror house. No. Bah, non vedo case horror. Quindi dobbiamo cambiare strategia. Vediamo con casa, semplicemente. Ecco, però questa, con quest'ombra un po' di lato, vabbè, mi dici sempre sostituisci in cola, ma io ne voglio aggiungere un'altra.
Quindi tac, casa, eccola. Perché sono scritto? Ah, me l'aveva presa e l'ha messa là, perché avevo... Ah, quante ne ho prese? Va bene, ok. Allora, intanto abbiamo trovato anche quella che ci interessava, che è questa. Bah, non so se ci interessa perché... Allora, comunque vediamo. E questa invece è la casa. Horror, più o meno. Poi con i colori vediamo che cosa succede. Questo ci andava bene per il... No, per il letto. No, il letto non serve, perché cappuccetto rosso non ci interessa. Siamo su Hansel e Gretel. Quindi Hansel e Gretel cosa fa? C'è un forno, no? Abbiamo bisogno di un forno. Forno, cucina, una cucina. Vediamo. Cucina. Una bella cucina. Guarda qua. Questa. Ecco la cucina. Magari possiamo anche tenerla così, bella grande. Adesso vediamo che cosa succede. Poi abbiamo bisogno dei bambini. Quindi... Eccoli qua, te, trovati subito, Hansel e Gretel. Eccoli qua, i due bambini. E i due bambini ovviamente li possiamo duplicare, perché loro saranno all'interno del bosco, poi saranno nella casa e poi staranno quasi per essere messi nel forno. E naturalmente ci sarà anche la strega, giusto? La strega. Strega. Sì, ma non sulla scopa. Se ci fosse senza cappello sarebbe carino. Ma noi possiamo anche cercare nonna e poi la facciamo diventare una strega. Vediamo. Ah, ecco, questa potrebbe essere la nonna innocente che la tratti in inganno, no? Gli accolti nella casa. Venite, venite, bambini! Venite! Così. E qui invece cerchiamo a questo punto la nonna che diventa strega. Vediamo qua. Questa com'è? Questa sembra avere l'aria piuttosto cattivella. Potrebbe essere così. Ecco, però abbiamo un problema qua, perché la nonna copre i bambini. Niente. Voi selezionate l'icona e poi ordine lo portate in fondo. E quindi passa dietro, mentre i bambini... passano avanti. Ovviamente bisogna che la nonna abbia un altro colore. Eccolo qua. Vabbè, insomma, si continua così, poi si aggiunge un testo semplice, un testo semplice con il titolo, no? Titolo, eccetera, i riferimenti. Questo testo dovrebbe essere piccolino, piccolino, ecco, è disposto da qualche parte, lungo questa lunghezza, per esempio. Adesso su che cosa si lavora? Beh, adesso si lavora sui colori, e quindi bisogna vedere un po'. Ecco che abbiamo le palette, e con queste palette noi aggiustiamo tutta la situazione. Perché? Perché avevamo già spiegato che le applicazioni Adobe sono fatte apposta per questo genere di cose, quindi ecco che possiamo qui anche avere una certa coerenza e stabilire che cosa, come ci piace raccontare questa storia, il mood, l'ambientazione, e qui è una questione ovviamente di gusti anche di quello che si vuole raccontare. Questo è molto carino, con questo sfondo così, loro, il bosco se chissà, ah, vedete, mi dà i colori suggeriti, non sta male. Vediamo se io il bosco lo faccio alternato bianco e marrone, sta molto bene. È molto... La fattoria potrebbe essere un po' diversa, vediamo cosa mi suggerisce. Un marrone un po' più deciso, un marrone più chiaro un po' sparisce, il verde, no? Questo. Allora posso azzardare, magari un grigio,
un nero addirittura? Perché no? Boh, vediamo. Si fanno un po' di prove, ma vedete, è molto difficile sbagliare agendo in questo modo. Molto, molto, perché abbiamo una serie di opportunità che ci vengono incontro. Quindi siamo nell'ambito del marrone, quindi possiamo vedere, oppure nero, anche questo. Posso anche trovare delle soluzioni, per cui, per esempio, più aggiungi, vediamo un po'. No, posso anche però fare così, posso vedere layout, i modelli, dove li modelli, eccolo qua. Posso vedere anche modelli. Modelli che hanno già un'impostazione di colori coerenti. Adesso vedete che cambia tutto, ma è solo per mostrarvi che cosa può succedere. Ecco, prendo questo modello perché tende a dei colori più freddi, all'azzurro, al blu, al suo interno dei gialli. Crea da questo modello, vediamo. Ah no, ops, ha sbagliato, no, perché di solito lui applicava il modello. Va bene, qui invece me ne crea uno nuovo. D'accordo, no, non mi interessa. Io volevo applicare un nuovo, eccolo, così. Vedete, non è male neanche questo, perché può essere una storia divisa in quattro riquadri. Vediamo questo. La combinazione di colori non è malvagia. E sono altri modi di operare, chiaramente. E sono tutti modi coerenti, che ovviamente poi devono essere risistemati e aggiustati. E poi, bello questo, elegante. Comunque possiamo tornare indietro con il solito, io ho un Mac, quindi uso il tasto Command Z. Non so per chi ha Windows che cosa deve usare, ma comunque si torna indietro e si fa. E dopodiché si scarica al solito modo. Buttate via queste altre applicazioni che vengono utilizzate, no? PowerPoint, eccetera, dove parti da una pagina bianca, non sai cosa fare, hai sempre Arial, corpo Arial, elvetica, queste cose qua, non sai come sistemare i colori, non sai come creare. Invece raccontate così, raccontate con un poster, un manifesto. Bello, però a volte penso purtroppo mancano gli strumenti, almeno nella scuola. No, ma gli strumenti, no, non mancano gli strumenti, tutti hanno gli strumenti, li hanno a casa, li hanno dappertutto, non è necessario averli a scuola. Non sono cose quelle che voi dovete realizzare a scuola, necessariamente. A distanza. Sì, ma a distanza o a casa, cioè possono benissimo lavorare, date delle indicazioni, tutti hanno degli smartphone, qualche tablet, qualche cosa per fare lavori di questo genere, e poi li potete fare con carta e penna, Potete ritagliare personaggi, elementi, riempirvi di riviste e fare come facevo io quando non c'erano questi strumenti. Cioè, lo scopo è educare alla bellezza in questo caso. E quello che io vi voglio spiegare è che per educare alla bellezza bisogna uscire dagli schemi, bisogna ragionare in un modo diverso. Non bisogna fare le cose tradizionali, bisogna pensare come posso fare questa cosa in un modo completamente diverso, non come posso migliorarla, devo buttare via e rifarla in un altro modo. Come si fa a fare questo esperimento? Poi a scuola, se comprate qualche tablet, basta, in una classe bastano 4-5 per fare, perché poi magari non tutti lavorano sullo stesso strumento, nello stesso momento, sulla stessa cosa. Cioè, ecco, un'altra cosa che io sconsiglio di fare è l'ora di arte, l'ora di costruzione. No. Perché marginalizzare la creatività e chiuderla in un ghetto? No. Voi state studiando storia, geografia, scienze, state facendo con i bambini piccoli, non so, lo schema corporeo? Perfetto, lo fate utilizzando questi strumenti. E siccome magari utilizzando questi strumenti sarà forse un po' più lungo, bisognerà trovarli, eccetera, sarà un'attività che porterete avanti, ma porterete avanti non nell'ora di espressione o creatività, perché non può esistere l'ora di espressione o creatività, perché, ripeto, la creatività è ovunque e va applicata sempre, sempre in tutte le circostanze, perché sennò cresciamo con quest'idea per cui
la creatività e il bello sono per pochi, non mi riguardano. No, no, ti riguardano e come? Quindi adesso tu stai imparando una cosa sui romani, la impari, perfetto, la studi, eccetera, ma il lavoro che io voglio è una rappresentazione, è uno sketch note fatto bene con della grafica, eccetera. Ci metterai un mese a farlo? Ci metterai un mese a farlo, non è questo il problema. Mario lo consegnerà a marzo, Giovanna lo consegnerà a febbraio, Lucia non lo consegnerà mai perché alla fine ha scoperto che se c'è proprio una cosa che odia sono gli sketch note. Perfetto, assolutamente perfetto. Ma tutti devono avere la possibilità di esprimersi, di farlo con i loro tempi e di lavorare nel contesto delle discipline, degli insegnamenti tradizionali che vengono insegnati. Poi l'ultima cosa di cui vi parlo è il podcasting. 10 minuti, se li avete, vi faccio vedere due cosette. Ve l'avevo già mostrato però forse Spreaker, è vero? In un webinar, non mi ricordo. Mi ricordo di sì. Eccolo qua, siamo all'interno di Spreaker, abbiamo il nostro pannello di controllo e vi ho fatto vedere il podcast naturalmente di Elicona, però ecco, questo è invece un podcast che racconta delle storie. Sono io che vedo sfocato? Ah, può darsi che tu veda sfocato, sì. Magari la qualità non è, sai, la rete magari non è di grande qualità adesso e tende a non restituire tutta la definizione dell'immagine. Allora, un podcast è composto da episodi. Ogni episodio è una narrazione. E quindi voi potete utilizzare proprio ogni episodio di podcast per realizzare una storia. E queste storie le potete anche inventare. Per esempio, questa è una storia che ho inventato proprio per questo scopo. Ho inventato a New York l'anno scorso, quando sono andato per fare delle fotografie apposta, e mentre fotografavo mi lasciavo ispirare da quello che vedevo e ho raccontato una storia che si è costruita giorno per giorno. Ogni giorno un episodio. Tornavo in albergo, registravo e raccontavo la storia. Perché? Perché ho voluto applicare il famoso principio di Kulesov non soltanto alle immagini, ma proprio ai luoghi, che vedevo, alle atmosfere che respiravo. E la stessa cosa poi ho fatto quest'anno, quando sono ritornato, per raccontare poi un'altra storia, che è molto diversa da quella di prima. Siamo all'interno dello store dei libri di Apple, il libro è questo qua, L'America è un paese da svaligiare. Si scarica, è un ebook che è stato pubblicato tranquillamente, posso copiare il link e mandarlo a qualcuno. Questo stesso libro si trova anche in altri store, cioè nei luoghi dove vengono distribuiti, venduti i libri interattivi, gli ebook, come Book Republic, per esempio, possono trovarsi anche in Google Play. Questo dipende da dove l'editore vuole che il libro venga distribuito. In ogni caso si scarica. Una volta che il libro è scaricato, vedete questa è la copertina, una volta che il libro è scaricato voi lo trovate nella vostra applicazione di lettura. In questo caso se avete un computer Apple o dei dispositivi Apple usate l'applicazione di Apple che si chiama Libri. Se invece usate altri dispositivi vi consiglio di utilizzare Adobe Digital Edition, applicazione gratuita che è la migliore attualmente disponibile per leggere libri come questi che sono fortemente interattivi. Infatti, come si legge questo ebook qua? Va bene, è spiegato. Dunque, se io faccio clic sulla foto, la foto rimane si ingrandisce. Ogni capitolo contiene anche l'audio della storia. Questa è l'introduzione. Mi conoscete, ma non sapete quello che devo fare. Ho concluso un lavoro iniziato a Francoforte e ora sono qui, nel mio paese, a Milano.
E quindi la storia inizia così, questo episodio l'ho registrato in aeroporto, prima di partire mi è venuta in mente l'idea, questo è il testo della storia, che poi a casa con calma ho sbobinato, ho corretto anche in alcune parti, così qui potete esplodere l'immagine fotografica e via via, no? Potete vedere le fotografie facendo click, quindi osservandole meglio. Ogni nuovo capitolo riporta la sua storia, le sue fotografie. Ecco qua, poi. Questa è una galleria invece fotografica. Quindi la storia riguarda questa parte, quindi sono 5 righe, ma è illustrata con diverse fotografie, mentre no. Questo è un gioco. È un gioco, c'è una musica di sottofondo. Chiudiamo la musica di sottofondo. Adesso il giocatore deve prendere questi oggetti e collocarli sulla cartina. Se trova la giusta ambientazione, eccolo qua, l'oggetto diventa più piccola. E lì, questo è il ponte di Brooklyn, vediamo se funziona, perfetto. Qui, vediamo, è difficile ricordarsi dove erano le cose, poi bisogna leggere la storia e così via. Insomma, avete anche il giochetto. E quello che è interessante poi, se vi scaricate il libro, è come è nata la storia. Di solito quando creo queste cose racconto anche come sono state realizzate, quindi vi insegno proprio i meccanismi per farlo. Non i meccanismi tecnici, perché la galleria fotografica, queste cose qua, sono cretinate. Voi avete l'applicazione Book Creator e col vostro Project Work potete creare queste cose qui. Non potete creare dei giochi, perché lì ci va un linguaggio di programmazione, ma voglio dire, anche se non mettete il gioco della cartina, non vi cambia la vita, no? È già interessante avere a disposizione, ecco, un racconto di questo genere. E un racconto di questo genere che, ed è lì che volevo arrivare e concludere il webinar, un racconto di questo genere che viene pubblicato. E attenzione, pubblicato non significa messo sul sito internet della scuola, per far vedere i genitori, e va benissimo, dei bei disegni, anche dei bei libretti, delle cose anche pregevoli e interessanti, ma non è pubblicazione. Perché non è pubblicazione? Perché vedete, anche qui c'è una bella differenza tra inserire una cosa, non so, in Facebook, Instagram, se volete, o dentro il sito della scuola, o comunicare un link a qualcuno, e invece realizzare un processo editoriale di pubblicazione, quindi essere all'interno di libri di Apple, oppure essere all'interno di Mondadori Bookstore, oppure di Feltrinelli. E non dovete passare da un editore per farlo. Non dovete passare da un editore. È molto semplice e io invito sempre gli insegnanti a provare a farlo, cioè nell'arco di 2 o 3 anni, non nell'arco di 6 mesi. Ma voi avete a che fare con dei ragazzini almeno per 2 o 3 anni? Bene, allora con calma pensate a costruire qualcosa che possa essere pubblicato. Per esempio, una collezione di lavori particolarmente interessanti, spiegati bene, ben raccontati, dove insegnate anche però agli insegnanti a fare la stessa cosa, quindi non solo mostrate, ma raccontate anche, oppure un libro di testo, avete studiato magari per 2 anni determinate cose di scienze, adesso il testo lo scrivete voi, magari una dispensa di 30 pagine, però fatta benino, con tutti i disegni, sui quali lavorate un po' per volta, e poi alla fine lo pubblicate. Che cosa succede quando lo pubblicate? Succede una cosa molto curiosa, che quando i bambini capiscono che il loro libro è un vero libro ed è insieme ad altri libri veri, quindi non è su un sito, su un social, eccetera, capiscono che ha un valore. E allora sapete cosa succede? Che lo vogliono rifare.
lo vogliono mettere a posto. Allora guardano il loro oggetto con altri occhi e dicono: questo disegno però lo potrei rifare, la copertina mettiamola, e voi lo rifate, prendete in mano il lavoro e lo mettete a posto insieme a loro. Come spiego in questo capitolo, la scuola poggia su un meccanismo di gioco. La scuola è un videogame. Pensate un po' a quello che vi dico, è un videogame la scuola. Ha le stesse identiche strutture di un videogame. Deve passare di livello, ottieni dei punti e delle certificazioni e devi affrontare delle sfide. È esattamente un videogame, solo che non è concepito come un gioco. Perché? Se fosse concepito come un gioco, gli studenti lo ripeterebbero. Ora provate a dire a un vostro ragazzino, anche piccolo, di rifare una cosa che gli è venuta bene. Se è molto piccolo lo prende come un gioco, lo rifà, ma più cresce e meno lo rifarà, perché è un lavoro, lui lo concepisce come un lavoro. Invece chiedetegli di rifare una partita da play, la rifà 50.000 volte, rifà lo stesso identico gioco fino a che non è talmente consumato, non lo conosce così a memoria, non ha sfidato talmente tutti che diventa veramente impossibile rifarlo un'altra volta. Allora il ragionamento è interessante, perché come mai una struttura che poggia su un videogame come la scuola, cioè sulle stesse identiche regole di gioco, alla scuola risulta impossibile o difficilissimo riproporre agli studenti di riprendere in mano gli stessi contenuti?